Mia nonna mi diceva che se prendo un limone e faccio il canarino, digerisco meglio. Vediamo. Se vi dicono che il limone causa acidità gastrica e irritazioni allo stomaco, si sbagliano. In realtà il limone produce dei carbonati alcalini con un potente effetto benefico proprio per il nostro apparato digerente. In Grecia il limone era un regalo degli dei fatto prima da Giunone a Giove per il suo color d'oro e poi da Ercole a tutta l'umanità perché potesse averne i benefici. Questo frutto che proviene da lontano, dall'India e dall'Indocina, anticamente si usava più in medicina che in cucina. Con la buccia di limone possiamo fare il canarino. Qualcuno magari se lo ricorda perché è un classico rimedio della nonna. Il decotto della buccia di limone è il canarino. La scorza gialla è la parte che contiene gli oli essenziali limonene e pinene, ottimi antiossidanti, antinfiammatori, antisettici e digestivi. Come si prepara il canarino? Si lava il limone e si taglia solo la parte gialla della scorza perché quella bianca è piuttosto amarognola. Usate limoni biologici, non trattati chimicamente né lucidati con cere esterne, mi raccomando. Si mette la buccia in un pentolino insieme a una tazza abbondante di acqua fredda e si fa bollire a fuoco lento e con il coperchio per non disperdere gli oli essenziali. Si fa bollire per 10 minuti fino a quando l'acqua assume un bel colore giallo canarino. Ora vi propongo quattro modalità di assunzione per quattro problematiche diverse. Interessante, vero? Allora iscriviti al canale per avere tanti consigli come questo ogni domenica. Soffrite spesso di difficoltà digestive? Potete prendere una tazzina di caffè di canarino un'ora prima di pranzo e una tazzina un'ora prima di cena per alcalinizzare lo stomaco, disinfiammare la mucosa interna, stimolare i suchi gastrici e ottenere una buona digestione. Avete mangiato troppo in una particolare occasione? Potete farvi un canarino dopo mangiato e sorseggiarne una tazza intera piano piano perché il canarino elimina la nausea, il meteorismo, la ripienezza e il mal di stomaco. La nonna consiglia di mettere anche qualche foglia di salvia o di alloro nel decotto per avere un effetto digestivo più aromatico e completo. Avete problemi intestinali difficili da risolvere? Bevete una tazza di canarino tiepido tutte le sere prima di andare a dormire, come fosse una tisana della buonanotte. Nella scorza del limone si trovano particolari sostanze battericide utili contro i bacilli della dissenteria o i colibacilli che procurano gonfiore, irritabilità e scariche intestinali. Al mattino l'intestino vi ringrazierà. Siete soggetti a mal di testa collegato alla digestione? Molto spesso la digestione incompleta genera ristagni nel fondo dello stomaco con la produzione di alcune tossine. Entrando in circolo hanno un effetto vasocostrittore che genera un tipo di mal di testa fastidiosissimo che non risponde nemmeno agli analgesici. Bisogna agire sulla digestione e il canarino è un ottimo rimedio. Nella scorza sono contenuti oli essenziali con proprietà non solo digestive, ma anche carminative e utili al sistema nervoso. Avete visto quanto è importante ottimizzare la digestione? E se per lavoro dovete mangiare fuori casa, fatevi il canarino al mattino mentre vi preparate a casa e portatelo con voi in un piccolo thermos. Così potrete assumerlo al posto del caffè e diventerà una sana abitudine che vedrete contagerà anche gli altri. Diventate portatori sani di salute. Intanto condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici per contagiarli. Scrivetemi qui sotto le domande e i commenti. Ricordatevi di mettere un bel mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale per tanti nuovi video ogni settimana in anteprima. Ciao!